Andiamo su allora. 4. Tu segui la scala. 3. Sei arrivato? Sei a metà strada? Bene. Vai. Chi c'è che ti aspetta? Dal tuo corpo e osserva la situazione dall'alto. Così non avrai problemi, senza problemi. Respira e osservati dall'alto. Chi c'è che ti aspetta? Sai come si chiamano? I tuoi amici? Come sono fatti i tuoi amici? Ma che forma hanno? Siamo fatti di luce. Siete fatti di luce? Sì. Anche tu? Sì. Bene. E dove si trovano? Cima alla scala. Ma loro sono lì? Sì, mi sono svegliato. E ti possono parlare? Sì. Prova a chiedergli dove si trovano loro. Aspettano da sempre. Bene. Sono contenti. Ma sono gli stessi che incontri sempre? O sono i tuoi vecchi amici? Sono tutti i tuoi vecchi amici. Ah, bene. E c'è qualcuno che deve dirti qualcosa in particolare? Tranquillo. Tu pensa che tutto venga da fuori. Loro stanno bene, stai bene anche tu. Sorridono. Bene, vuol dire che ti stanno aspettando allora. Detto. Dimmi. Dicono che sono stato bravo. Sei stato bravo? Sì. Bene. Cos'altro vedi in cima alla scala? Guardate intorno. Siete in mezzo alle nuvole? C'è una luce calda. C'è una luce? Stiamo bene. Sono tornato a casa. Sei tornato a casa? E dov'è che vivi tu?
Sì. Tranquillo. Lascia che i messaggi fluiscano. Li hai conosciuti solo in questa vita i tuoi amici? Chiediglielo. Li conosco da sempre. Da sempre? Bene. Allora, adesso al mio tre inizierei a vedere scorrere nella tua mente tutti i tuoi ricordi. Non solo questi ricordi, anche i ricordi delle altre vite. Indietro. Nel passato. Potrei vedere scorrere tutto quello che ti ricordi. Io conterò da 3 fino a 1 e dal mio 1 sceglierai una di queste immagini. E la sceglierai e lei sarà lì, immobile. Sarà un ricordo di una tua vita precedente. Con i tuoi amici, con le persone che ami. 3, 2, 1. E adesso l'immagine diventa nitida. La vedi l'immagine? Sì. Cosa vedi? Siete seduti in cerchio? Sì. Dove ti trovi? Siamo in un prato. Siete in un prato? Sì. È giorno o è notte? È notte. È notte? C'è il fuoco. Fa caldo o fa freddo? State bene. Come siete vestiti? Avete le pellicce? E tu ti vedi? No. Non ti vedi? Vedo gli altri. Vedi gli altri? Sì. Chi c'è insieme a te? Siamo. Siete cacciatori. In che anno ti trovi? Riesci a capirlo? Non so cosa l'ho. Non so cosa l'ho. È notte. Riesci a sentire che lingua parli? No, non parliamo nessuna lingua. Comunque mi capisco. Eri sposato? Avevi figli? Una figlia. Una figlia? C'era la tua famiglia? Sì. Ero un cacciatore.
Vai un po' avanti e prova a vedere dove vivevi in quella vita. Sono i boschi. E non ti ricordi come ti chiami? Non avete i nomi? Non te lo ricordi? Bene. Però ti stanno parlando. Che lingua è? Inglese? Tedesco? Con cosa cacciavate nei boschi? Avevi l'arco. E come erano fatte le frecce? E le punte? C'erano punte. Con la pietra. Con le pietre del fiume. Ed eri felice? Adesso pian piano, al mio tre, lasci scorrere ancora un po' il tempo e vai fino alla fine di quella vita, proprio a pochi attimi prima. Tre, due, il tempo scorre, uno. Dove ti trovi adesso? Sei vecchio. Sei felice? Lasciate andare sempre di più, lascia scorrere ancora un po' il tempo e dimmi, sei ancora nel corpo?
o ti vedi dall'alto? Sto volando. Stai volando? Cosa vedi? Vediamo il faccio. Dove sto andando? Sto lasciando. Vediamo il faccio. E dove vai? Sei più in alto. Raggiungi la luce. E ora cosa vedi? Ci sono i miei amici. Ci sono di nuovo i tuoi amici che ti aspettano? Sì. Sono sempre gli stessi? E dove ti trovi adesso? Riesci a vedere qualcosa? Oltre i tuoi amici? Devo andare, dico. Guardami. Vuoi? Perché non vuoi? Perché io sto bene. Bene. Adesso il mio tre. Ritorni nel tuo prato. A fianco al tuo lago, con la tua cascata. 3, 2, 1. Sei di nuovo nel tuo lago, con il tuo giardino, e ti rilassi sempre di più. Adesso conterò da 5 a 1 e quando arriverà 1 tornerai a quella serata lì, quella volta che loro sono venuti a trovarti, tornerai al loro contatto. 5, 4, sempre più rilassato. 3, 2, puoi lasciare il tuo corpo nel tuo prago e proseguire. 1 ed immagino
l'immagine diventa visibile. Sei esattamente lì, in quell'istante. La vedi l'immagine fissa? E cosa vedi? Siamo nel bosco. Siete nel bosco? Cosa vedi? Sei circondato. Da chi sei circondato? I tuoi amici. E li vedi? Sì. Come sono fatti? Osserva di bene, puoi avvicinarti, tanto l'immagine è ferma. Mi sorridono. Ti sorridono. Bene. Adesso al mio tre, tu entri dentro l'immagine e sarai lì in quell'istante. Al mio tre entrerai dentro l'immagine e sarai lì all'istante. 3, 2, 1. Li vedi che si muovono? Sempre lì. Devo farti vedere. Devi farti vedere. Ero stato bravo. Avvicinati. Chiedi come si chiama. Te lo dicono? Non te lo dicono? Avvicinati ancora un po'. Prova a richiederglielo. Ridono. Chiedigli se posso parlare, se possono parlare attraverso di te. Con me. Chiedigli se possono farlo. Non lo sanno chi siamo. Anche se non cenna con la testa, sì oppure no. Chi
Chi è il capo dei tre? Non c'è il capo. Non hanno capi? Non c'è il capo. Ti hanno detto che non c'è? Chiedi se può comunicare con me attraverso la strada. Addio. Addio. No? Loro comunicano. Ok? Chiedi da dove vengono. Sono sempre stati qui. Ma appartengono a questa dimensione? E sono mai stati in questa dimensione? Come noi, no? Siamo noi. Fuori dai corpi. Fuori dalla vita. E chiedigli come mai si interessano a te. Chi sei per loro? Sei rincaricato. Avevo un compito. Mi sono preso. Io sono stato bravo. Sono soddisfatti. Sono soddisfatti.
Amen. Quindi stanno comunicando. E sorridono. E sorridono. Sento che... Sono tutti uguali? No. Come sono fatti? Sono simpatici. Tutti diversi. Sono tutti diversi. Sono in tanti come loro. Tantissimi. Sono tantissimi. Tantissimi. E qual è il loro scopo? Te lo dicono? Il loro obiettivo? Imparare. 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 Imparare che cosa? Cosa ti stanno dicendo? Che timore. Timore. Timore di chi? Di noi. Timore per te? E chiedigli come mai, se siamo noi o se sono altri. Passa le dimensioni. Quindi è per quello che non vogliono il nucleare. Nucleare. Interessante. Passa le dimensioni. Chiedi se sanno chi è Dio. Siamo noi.
E conoscono gli alieni chiamati Dargos, di Zanfretta. Che guardino tramite di te. Mi conoscono? Mi fanno parte della loro dimensione. Che messaggio hanno da darti? O se devono darci qualche messaggio? Qualcosa che vogliamo sapere? È tardi. È tardi? È tardi. È tardi per cosa? Noi l'abbiamo capito. E non possiamo fare niente? Troppo tardi. Loro però ti aspetteranno sempre, giusto? Amici. Ti aspettano. Vedi? Bene. Ok. Hanno qualcosa da dire a me? O a Nadia? Per non dirci qualcosa? Ci rincontreremo domani? Anche con loro? Sono qui. Bene. Allora digli che se sono contenti dopo si possono mostrare. Noi siamo qua. Se veramente gli abbiamo fatto piacere, cosa che è probabile, perché loro sanno chi siamo noi, come noi, molto di più di quanto noi non sappiamo chi siano loro. Quindi loro sono i creatori. Loro sono i creatori. Allora adesso, al mio tre, potrai tornare tranquillamente nella tua cascata. Tre.